La locanda della tormenta presenta Cool di Valusia, l'altare e lo scorpione. Ciclo di Cool, volume 3. Buon ascolto. Dio delle tenebre striscianti, aiutami! Un ragazzo slanciato era inginocchiato nell'oscurità e il suo corpo pallido riluceva come avorio. Il pavimento di marmo polito era freddo sotto le sue ginocchia, ma il suo cuore era ancora più freddo della pietra. In alto, confuso con le ombre, si distingueva appena il soffitto di lapislazzuli sostenuto da pareti di marmo. Davanti al ragazzo risplendeva un altare dorato, sul quale brillava una grande statua di cristallo. Era uno scorpione, lavorato con un'abilità che trascendeva la semplice arte. «Grande scorpione, aiuta chi ti ha sempre venerato! Tu sai che nei tempi che furono, Gonra della Spada, mio bisnonno, morì davanti al tuo tempio, sopra un mucchio di cadaveri di quei barbari che avevano sfidato la tua santità!» Tramite la voce dei tuoi sacerdoti, tu hai promesso aiuto alla stirpe di Gonra per tutti gli anni a venire. Grande scorpione, mai uomo o donna del mio sangue ti ha rammentato la promessa. Ma ora, nel momento del bisogno più disperato, vengo davanti a te a scongiurarti di ricordare quel giuramento in nome del sangue bevuto dalla lama di Gonra, in nome del sangue sgorgato dalle vene di Gonra. Grande scorpione! Turon, gran sacerdote dell'ombra tenebrosa, è mio nemico! Kul, re di Valusia, ha lasciato la sua città dalle cupole purpuree per venire a colpire col ferro e col fuoco i sacerdoti che lo hanno sfidato, continuando a offrire sacrifici umani agli antichi dei delle tenebre! Ma prima che il re possa giungere a salvarci, io e la ragazza che amo saremo cadaveri sull'altare nero del Tempio della Tenebra Eterna! Turon l'ha giurato! Offrirà i nostri corpi ad antichi abborriti abomini e infine le nostre anime al Dio che per l'eternità si nasconde nell'ombra buia. Kul è ben saldo sul trono di Valusia e adesso corre in nostro aiuto. Ma Turon domina questa città fra i monti e anche adesso mi è alle calcagna. Grande scorpione, aiutaci! Ricordati di Gonra, che per te sacrificò la vita quando i barbari Atlantidei portarono in Valusia le torce e le spade. La forma slanciata del ragazzo si piegò con il capo posato sul petto, sopraffatto dalla disperazione. La grande immagine risplendente restituì un luccichio gelido nella luce attenuata, ma nessun segno mostrò al giovane che l'insolita divinità avesse ascoltato quella preghiera appassionata. Di colpo il ragazzo si alzò. Sulla lunga e ampia scalinata fuori del tempio risuonarono rapidi passi. Una ragazza balzò di corsa nell'ingresso ammantato d'ombra come una fiamma bianca spinta dal vento e urlò che Turon stava arrivando. Disse questo ansimando e gettandosi fra le braccia del suo innamorato. Il volto del giovane si sbiancò e il suo abbraccio si fece più stretto mentre lanciava occhiate preoccupate all'ingresso. Dei passi, pesanti e sinistri, risuonarono sul marmo e all'ingresso apparve un'ombra minacciosa. Turon, il gran sacerdote, era un uomo alto e magro, un gigante dall'aspetto cadaverico. I suoi occhi brillarono come polle di fuoco sotto le pesanti sopracciglia e la sottile linea della bocca si spalancò in una risata silenziosa. Aveva addosso soltanto un perizoma di seta nel quale aveva infilato un pugnale dalla lama ricurva e nella mano magra e nervosa teneva una pesante frusta. Le due designate vittime si strinsero l'una all'altra, guardando il nemico con occhi spalancati come uccelli davanti al serpente. E il passo lento e strisciante di Turon non era molto dissimile dallo strisciare sinuoso di un rettile. «Turon, sta attento! Se non hai paura del re o pietà di noi, sta attento a non offendere il grande scorpione sotto la cui protezione ci siamo messi!» Turon rise con aria di potenza e di arroganza.
Il re! Cosa significa il re per me, che sono più potente di qualsiasi re? Il grande scorpione? Un dio dimenticato, ricordato solo da donne e bambini. Vorresti mettere il tuo scorpione a confronto con l'ombra tenebrosa? Pazzo! Valka stesso, dio di tutti gli dei, non potrebbe più salvarvi adesso. Ormai siete stati promessi al signore dell'ombra! Si diresse lentamente verso i due ragazzi rannicchiati e li afferrò per le spalle, affondando le unghie lunghe come artigli nella carne tenera. Essi cercarono di opporre resistenza, ma lui rise e con una forza incredibile li sollevò a mezz'aria, tenendo le braccia distese come un uomo potrebbe fare con un bambino. La sua risata metallica e gracchiante riempì la sala con un eco di scherno. Trattenendo il ragazzo fra le ginocchia, legò la ragazza mani e piedi, nonostante si dimenasse nella sua stretta crudele. Poi, gettata la terra con rudezza, legò anche il ragazzo. Fece qualche passo indietro e contemplò l'opera. I singhiozzi terrorizzati della ragazza risuonarono nel silenzio. Pazzi, a pensare di sfuggirmi! Gli uomini della tua famiglia, ragazzo, si sono sempre opposti a me nel consiglio e a corte. Ora tu paghi e l'ombra tenebrosa beve. Oggi comando io nella città. Il re è colui che può esserlo. I miei sacerdoti affollano le strade ben armati e nessuno osa dirmi di no. Ci fosse il re in questo momento, non riuscirebbe a passare in mezzo ai miei armigeri in tempo per venirvi a salvare. Il suo sguardo vagò per il tempio e si posò sull'altare dorato e sul silenzioso scorpione di cristallo. Che pazzi a riporre la vostra fiducia in un dio che gli uomini hanno smesso di adorare da un mucchio di tempo! Un dio che non ha nemmeno un sacerdote per servirlo, che ha un unico tempio in memoria dell'antica grandezza. Un dio riverito solo da gente sempliciotta e da stupide donnicciole. I veri dei sono tenebrosi e sanguinari. Ricordate le mie parole quando fra poco vi troverete sull'altare d'ebano dietro al quale regna l'eterna ombra tenebrosa. Prima di morire, conoscerete i veri dei, i potenti, terribili dei che vennero da mondi dimenticati e regni perduti di tenebra, che sono nati su stelle gelide, con soli neri in agguato oltre la luce di tutte le stelle. Conoscerete l'insopportabile verità dell'innominabile, la cui sostanza non trova corrispondente terreno, ma il cui simbolo è l'ombra tenebrosa! La ragazza smise di piangere, congelata come il giovane in un silenzio inorridito. Percepiva dietro quelle parole minacciose un abisso odioso e inumano di ombre mostruose. Turon fece un passo verso di loro, si chinò ad afferrarli con mani simili ad artigli e li sollevò fino all'altezza dei suoi occhi. Scoppiò a ridere quando i due cercarono di allontanarsi da lui il più possibile. Le sue dita si strinsero sulla morbida spalla della ragazza. Un urlo infranse l'eco cristallino del silenzio, spezzandolo in un milione di schegge vibranti. Turon fece un balzo e ricadde a faccia in giù, gridando e contorcendosi. Un piccolo animaletto si allontanò furtivo e svanì oltre la soglia. L'urlo di Turon si alzò fino a un'intensità inaudita. Poi si interruppe di colpo. Il silenzio ricadde come una nebbia di morte. Quindi il ragazzo parlò in un sussurro di meraviglia. «Che cos'era?» «Uno scorpione! È scivolato sul mio petto nudo senza farmi nulla e quando Turon mi ha fermato lo ha colpito!» disse la ragazza sottovoce. Ci fu ancora silenzio. Poi il ragazzo parlò nuovamente con esitazione. «Ma in città non si è più visto uno scorpione da tempi immemorabili!» «Il grande scorpione ha chiamato uno del suo popolo per aiutarci!
Gli dèi non dimenticano mai, ed egli ha mantenuto la promessa. Ringraziamolo! E i due giovani innamorati, legati mani e piedi come erano, si rotolarono per mettersi prostrati dinanzi al grande, silenzioso scorpione luccicante dell'altare. Gli resero grazie per un lungo periodo di tempo, finché un lontano rumore di zoccoli argentati e un clangore di spade li avvertì dell'arrivo del re Kul. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Kul di Valusia, l'altare e lo scorpione. Grazie per l'ascolto.